Giorgio, abbiate pazienza, il più grande filosofo dell'era contemporanea. L'importante è arrivare. Sono strette queste scalette. Direi da abolire. No, se no una scala mobile. Giorgio, ragazzi. Filosofia, e questo dice tutto sulla tua filosofia di vita, che è veramente straordinaria. E mentre ti laureavi facevi il servizio militare, anche io. Sì. Poi hai approcciato al doppiaggio su un pattino di Sabaudia, incontrando il grande Riccardo Cucciola. No, era la mia tesi di laurea. Ho fatto una tesi di laurea sul lavoro dell'attore, storia del teatro. E capitato di intervistare. Siccome eravamo amici, compagni di Ombrellone, l'Ombrellone vicino al mio era quello di Riccardo Cucciola, gli ho detto: Riccardo, vogliamo fare una registrazione? Allora c'erano non i cellulari, ma esistevano i registratori. Gli ho detto: vabbè, prendiamo un pattino, andiamo all'arco. All'arco l'hai fatto? Ho fatto questa registrazione. Tra l'altro bellissima, perché ogni tanto venivano dei delfini che risalivano la corrente. Non avevi mai ancora lavorato al doppiaggio? No, io avevo fatto poche cose, perché ho fatto soprattutto dopo l'Accademia, ho fatto anche l'Accademia. Quando ancora l'Accademia e poi sono stato preso allo Stabile di Genova da Squarzina e ho cominciato a lavorare con Lina Volonghi, Ero Spagni, Omero Antonotti, facevo Madre Courage e i suoi figli di Brecht, poi ho fatto tanti altri spettacoli. Ho fatto molto teatro e in Italia e anche all'estero. E poi a un certo punto, siccome era nato il piccolino, io gli ho detto: figlio, voglio stare a Roma. Quindi devo venire a lavorare a Roma, perché devo stare vicino a mio figlio, basta andare in giro per il mondo. E andai da allora, c'era il Perry Mason di quei tempi, Mario Colli, esatto. Voce storica di Perry, voce storica, che era molto severo, molto. Sì, e io non lo conoscevo, gli feci una telefonata. Avevo avuto il numero dalla Radio Vaticana, perché ogni tanto facevo delle cose alla Radio Vaticana, ancora oggi ogni tanto quando mi chiamano gli faccio anche il Papa Ratzinger, quello che l'unico che so fare, insomma. Papa Ratzinger, sì. Dico, con una sua pensiero su questo spettacolo che è al Teatro Bellis. Quando mi sento la mattina, sono sempre sua famiglia, no. Che mi portano forza, no. È l'unica cosa che mi lasciano ormai. Io ormai prego, faccio tante preghiere e mangio il tramezzino. Ma lei incontra spesso il Papa Francesco, insomma, lo incontro a casa, lo fa bene mio fratello Massimo. gli dico, senti, quanto mi puoi portare a fare una bella passeggiata? No, comunque, insomma, diciamo, io mi ricordo alcune vecchie cose. Questo te nota. Ma questo, per esempio, queste voci del passato, forse un po' più di me, hai avuto modo di lavorare con qualcuno. Cigoli, adesso l'hai conosciuto. Cigoli l'ho conosciuto, Ferruccio Amendola. Secondo te è vero che è la voce più bella di sempre, quella di Cigoli? Come bellezza. La voce era splendida. Comunque l'attore, il doppiatore che io adoro è Peppino Rinaldi, perché Peppino Rinaldi ha
stata la storia, diciamo, del doppiaggio. Poi, ecco, Mario Colli mi disse, io gli dissi al telefono, senta, mi scusi, io sono un attore, faccio il teatro, non c'ho una lira, allora come si può fare per fare un po' di doppiaggio? Mi può ascoltare? La sto già ascoltando. Al telefono, e sei così. Andai da lui, a Belle Arti, mi fece fare subito il protagonista di un film che non aveva la colonna sonora, quindi era muto sto film. Pensando, ma io non so fare nulla, la tecnica come faccio? Mi disse, Lopez non si preoccupi, le do le bottarelle sulle spalle. E gli attacchi delle battute. Io ho fatto il protagonista di questo film che non ricordo, un film in bianco e nero, una cosa. E poi gli ho fatto, d'altronde dovevano capire, sin dai tempi dell'Accademia, che io non ero una persona normale, perché nelle esercitazioni di regia Orazio Costa Giovangilli, che era il nostro insegnante, c'era anche Luca Rocconi, dicevano che cosa ci fai vedere? E io dissi farò per voi la gallina a Palazzo del Drago, che era una proprietaria, la stanza meravigliosa. E un attimo questo. Ma scusa, era per dirmelo. Oddio. Allora, e, insomma, dice, la gallina, fai sta gallina. Io ho cominciato. Insomma, man mano che facevo sta gallina, che diventava sempre più starnazzante, ho aperto la porta dell'aula, sono uscito dall'aula e sono andato a casa. Come poteva una persona così? Ti fai un regalo meraviglioso, adesso io ti lascio il palco. Emanuele, vieni. Ci fa ascoltare una cosa fantastica, siamo pieno clima romano. Oh, volevo dire anche una cosa, io non mi vergogno di quello che ho, di quello che sono. Non mi sono mai vergognato, quindi neanche adesso. Io ho 4 bypass, una funzionalità del cuore che è una cosa ridicola, ho 25-30%, ho pure il diabete. E per non farmi mancare nulla, praticamente ho un'anca che non funziona perché non ha più la cartilagine e non mi posso operare, ecco perché è la mia più grande, così diciamo, il mio più grande rammarico è quello di non riuscire a camminare come si deve, perché vorrei correre e corro con la mia mente, con la mia fantasia, con la possibilità di... La sorra checca pare una balena. Ogni passo che fa gli viene fiato. Però sotto a quel grasso esagerato c'è sta riposta un'anima che pena. Era felice, ma la boia sorte la fece restare vedova due volte. C'ha avuto due mariti, salvo ognuno, due! Se ne è messi all'anima, purtroppo. Gustavo prima e Benvenuto dopo. Gli sono capati 12 anni l'uno. E adesso se li porta a pennolone attaccati allo stesso medaglione. Li tiene rinchiusi in un cerchietto d'oro, da una parte e dall'altra, sotto vetro. Gustavo avanti e Benvenuto dietro. E così non si vedono fra loro e ognuno si figura e si consola d'essere impianto da una parte sola. Fa l'impressione.
attenzione che la vedovanza gli venga registrata da un controllo, perché i due ritratti che c'è al collo gli vanno a sbattere proprio sulla panza, e i mariti nel girarsi attorno si danno il cambio 100 volte al giorno. Gustavo è pensieroso e guarda storto, quasi che prevedesse l'accidente, invece benvenuto e sorridente, come fosse contento di essere morto. E ma ci si vede in tutte e due la posa di gente che si aspetta qualche cosa. La sola checca, infatti, c'è il rimorso che quando il primo stava ancora al mondo faceva già la scena col secondo in una certa cameretta al corso. E però gliele metteva bene a serie, perché Gustavo non lo seppe mai. Poi il benvenuto se la prese lui. Io mi disposo subito, gli disse, purché mi giuri di non farmi il pisse con qualcun altro della amica lui. Au! Gli fece lei. Perché pensa? Ci mancherebbe questa. E gli allisciò la testa, gli fu fedele, non garantirei, prova ne sia che adesso si è avvilita perché è convinta che nell'altra vita i due mariti parlino di lei, e quando ci s'affissa col pensiero gli pare di sentire diventa vero. Dice Gustavo, voglio sapere tutto. De me che te diceva? Eri un porco. Quando passavi tu passava l'orco. Diceva che gli grassa, che il brutto, che non facevi niente di speciale. E invece mi chiamava l'ideale. Un 12 anni dunque, ha sempre finto, strilla Gustavo, non l'avrei creduto. Abbi pazienza, disse benvenuto, ma è stata proprio lei che mi ci ha spinto. Del resto tu lo sai che non so pochi quelli che ci facevano i giochi. Se te dovessi fare tutta la lista, l'avvocatino del secondo piano, il sindaco, il curato, il capitano, perfino Gigi, quell'elettricista che un giorno gli ha rimesso il campanello, pure con quello lì, pure con quello. Sta voce che risente così spesso non è che la coscienza che lavora sui peccati che faceva allora, rimossi dagli scrupoli da adesso. Apposta soffre che le pene sue sono appunto gli ricordi di sti fatti. Per questo, se riguarda gli ritratti, pulisce il vetro, bacia tutte e due e sospirando fiotta a denti stretti. Eremo tanto buoni.